Il perdono, la via per la pace interiore. Si può ottenere la pace interiore soltanto praticando il perdono. Perdonare significa liberarsi del passato e quindi rappresenta il mezzo per correggere i nostri errori di percezione. Possiamo correggere ora tali errori di percezione, liberandoci dei rancori e dei rimorsi nei confronti degli altri. Attraverso questo processo di oblio selettivo, saremo liberi di abbracciare il presente senza sentire il bisogno di replicare il passato. Per mezzo del vero perdono potremo porre un termine al ciclo senza fine della consapevolezza e vedere gli altri e noi stessi con uno sguardo d'amore. Il perdono ci libera dai pensieri che sembrano separarci gli uni dagli altri. Una volta liberi da questa credenza nella separazione, saremo guariti e potremo estendere il potere di guarigione dell'amore a tutti coloro che ci circondano. La guarigione deriva da un sentimento di unità. Come la pace interiore è l'unico nostro fine, così il perdono è il nostro solo mezzo. Quando accettiamo tanto l'obiettivo quanto il suo strumento, la voce interiore diviene l'unica guida verso la realizzazione. Siamo liberi e possiamo liberare gli altri dalla prigione delle percezioni illusorie e deformate. Possiamo riunirci con loro nell'unità dell'amore. Amore significa liberarsi dalla paura. Gerald Jampolsky. Amare e lasciare andare la paura. La grande compassione. La cosiddetta grande vita non è altro che la grande compassione. Un canto sacro dice: gli occhi pieni di compassione non hanno odio per nessuno e guardano anche a coloro che sono senza colpa. La grande compassione è immensa e non ha limiti. Gli antichi saggi sono venerati ancora oggi per la loro grande compassione. Ogni azione deve essere compiuta per gli altri. In questo consiste la grande compassione. La vera origine del coraggio e della sapienza sta in essa. Non c'è fede più forte e più giusta di questa. Agire unicamente per il proprio vantaggio è di una mente povera e chiusa e porta a una cattiva condotta. Tokugawa Ieyasu diceva: quando amo i miei sudditi come se fossero i miei figli, anche i miei sudditi si affezionano a me come a un padre. Il principio dell'armonia nel mondo è la compassione. Il signore Nabeshima Kaoshige ammoniva: coloro che fanno le correzioni usando unicamente la ragione, presto o tardi ne vedranno le conseguenze negative. Questo pensiero proviene dalla compassione. Insegnava anche: c'è una ragione oltre la ragione. Questa è la compassione che va oltre la ragione e l'errore. Bisogna cercare di comprendere il profondo e inesauribile significato di queste parole. Yamamoto Tsunetomo, il codice segreto del samurai. La via senza limiti. È come spegnere il fuoco con l'acqua, sciogliere la neve con l'acqua bollente. In qualunque direzione, come si può non ottenere successo? Dove non si potrà arrivare? All'interno bisogna rendere lo spirito leggero, all'esterno far sì che le intenzioni siano imperscrutabili, muoversi al di là delle forme, attaccare dove il pensiero non arriva. Gli eserciti che seguono la via rapidi vanno e vengono e nessuno sa da dove arrivano. Improvvisamente appaiono e misteriosamente scompaiono. Nessuno sa dove sono radunati. D'un tratto irrompono come il tuono, rapidi come la pioggia e il vento, come se sorgessero dalla terra, come se discendessero dal cielo. Soli si mostrano e scompaiono. Non è possibile definire un limite. Veloci come lo schiocco di una freccia, com'è possibile aver ragione della loro immagine?
ora oscuri, ora luminosi, chi può conoscere l'inizio? Ancora non sono partiti e sono già arrivati. Così chi è abile in battaglia individua i vuoti del nemico e approfitta del momento favorevole senza indulgenza. Persegue l'attacco senza demordere, incalza senza tregua. Attacca quando il nemico è esitante. Approfitta della sua indecisione, rapido come il tuono che arriva prima che ci si possa tappare le orecchie, come il fulmine che non dà il tempo di chiudere gli occhi. È come il suono cui segue l'eco, come il rullo che segue al percuotere del tamburo, come avere polvere negli occhi e non poterli strofinare, come rimanere senza fiato. Liu An, sulla strategia.